Hắn đại bây giờ đó chính là đoàn tình thủ rất là đáng yêu của chúng ta. Mi sembra che abbia detto: ho spaccato la coppa dell'olio, se dobbiamo fermare un attimo da Gigetto che la cambiamo al volo e poi invece porto. La vera attrazione di questo porto. Sto parlando. La vera attrazione di questo porto non è tanto questo portale, queste rocce gigantesche con la vegetazione, il tempio con il drago, no, sono le donne dei piedi, questa tecnica sopraffina chiamata la tecnica segreta del piede nascente. Fa caldissimo, c'è una puzza insostenibile. Bangkok, per quanto sia molto affascinante, ti dà proprio la percezione che il mondo non possa fare altrimenti che andare a rotoli. Vediamo come sono, no? Po' a merda. Oh no! La puzza d'estate dell'immondizia. Mi sembra di mettere in bocca quello. Quella puzza là. How much? 200 each. Is the cheapest. Sure, don't have to be sure. The first price is never the cheaper one. You know it. Dici, ma com'è che c'è sempre l'aria condizionata fredda in tutte le macchine? Quella calda non ce l'hanno proprio. Non hanno il rosso sulla rotella. Blu e blu. La nostra guida ci ha appena dato una foglia dalla foresta. Se qualcuno di locale mi propone di mangiarmi delle foglie o dei frutti della giungla, io non posso dire di no. Ma no. Devo andare a casa a meditare. Arriva! Devo andare a casa a pregare. Grazie, ma mi hai portato i noodles in zuppa tu? Sì, ma tu sei veramente un tenerone, i mortacci tu. La distanza tra i sedili è leggermente più corta del mio femore. Lui si chiama Gian Frizio ed è il miglior fotografo di Chiang Rai. E l'arte si vede nel codino, cioè l'arte è direttamente proporzionale al codino. Siamo sul minivan, scomodissimi, strettissimi, soprattutto bellissimi. Gli odori dell'Asia non sono per tutti.